Ospite di Silvia Toffanina Verissimo Eleonora Giorgi 3 settimane fa ha parlato del suo tumore al pancreas, delle metastasi, delle chemio che hanno funzionato solo in parte e della sua ultima speranza. Una cura sperimentale negli Stati Uniti. Adesso il settimanale di Più ha riportato altre confessioni della nota attrice, che ha rivelato di aver paura che il suo nipotino si dimentichi di lei. Per questo motivo gli scriverà una lettera. Parole sincere e toccanti, che fanno riflettere. Eleonora Giorgi. Ho paura di essere dimenticata dal mio nipotino. Una clinica americana ha trovato una chiave d'accesso per questo tumore. Non funziona con tutti, mi hanno spiegato che per me c'è il 14% di possibilità. Adesso i campioni con le mie cellule sono stati mandati negli Stati Uniti e vedremo. Chavarro, lui mi è sempre stato accanto, e non mi ha mai mollata. Massimo deve esserci per Paolo un domani, è il suo compito questo e lui lo sa. Ha continuato Eleonora Giorgi la mia paura? Se non ce la farò ho paura di essere dimenticata dal mio piccolino, dal mio Gabriele. Lui è capriccioso, ascolta solo me, come farà poi? Allora voglio scrivergli una lettera per farmi ricordare anche quando sarà grande. Sono però molto felice di aver potuto accompagnare i miei figli all'altare. Quello è stato un passaggio, è come averli consegnati alle loro donne. Queste due splendide ragazze si prenderanno cura di loro al posto mio. Devo dire che questo pensiero mi rassicura tanto e mi dà serenità. Paolo e Clizia dovevano sposarsi a ottobre, ma sono contenta che abbiano anticipato, anche perché le cure mi tolgono sempre più energie. Mi dicevano che i miei capelli biondi, naturali, erano i più belli del cinema, ma sapete che cosa penso? Sono bella anche così, anzi lo voglio dire a tutte le donne malate, che fanno la chemio, scopritevi come me, non vergogniamoci.